perché avete deciso di partecipare a questo evento della Milestone? Sì, abbiamo partecipato anche con molto entusiasmo perché da diverso tempo, ormai più di un anno, che stiamo collaborando su diversi progetti. Abbiamo anche realizzato degli impianti insieme, per cui ci sembrava anche una giusta occasione per dimostrare il livello di integrazione dei nostri prodotti all'interno delle soluzioni Milestone. E il valore aggiunto che avete, insomma, riscontrato nel corso di questa partnership proprio con Milestone? Sì, direi che soprattutto sugli impianti realizzati insieme abbiamo da subito trovato il giusto modo di lavorare, quindi a livello di supporto del cliente le giuste interazioni tra le aziende hanno permesso di avere un cliente soddisfatto, e dal punto di vista invece della soluzione, il software Milestone è molto flessibile e lavora molto bene con Pelco, che è una soluzione sviluppata su una piattaforma aperta, per cui facilmente integrabile all'interno delle soluzioni di terze parti. In questo evento sono stati messi insieme i maggiori produttori, insomma, per quello che riguarda l'ambito del videocontrollo. E allora voi in che cosa vi distinguete rispetto agli altri partner? Probabilmente Pelco è famosa per le soluzioni analogiche, ma ad oggi nel mondo dell'IP ha sviluppato piattaforme molto complete. Il numero di prodotti IP Pelco, soprattutto parlando di telecamere fisse o speed home, è cresciuto notevolmente. In più, oltre a questo, possiamo in qualche modo beneficiare di soluzioni sviluppate ad hoc per mercati verticali, quali ad esempio l'oil and gas, quindi soluzioni antideflagranti, oppure contesti aeroportuali oppure portuali, dove c'è bisogno di telecamere pressurizzate, quindi un'offerta differenziata anche dal punto di vista della tecnologia, del punto di ripresa, non solo dello streaming e del megapixel. Il vostro mercato principale di riferimento è italiano o estero? Il nostro mercato principale è estero, sicuramente americano. L'azienda è californiana e quindi ha basato negli Stati Uniti il principale mercato di riferimento. Però anche in Europa stiamo crescendo notevolmente. Adesso l'International ha acquistato quasi metà del valore globale di Pelco. Come viene considerato secondo lei il tema del videocontrollo, insomma anche la sensibilità magari che possono avere ad esempio gli amministratori pubblici in Italia o all'estero? Che differenze ci sono? Ci sono differenze notevoli, soprattutto quello che percepiamo rispetto ai nostri colleghi americani. In Italia è un maggior controllo, una maggior tutela, quindi leggi più orientate anche alla privacy. Negli Stati Uniti Il problema della sicurezza è affrontato in maniera più importante, quindi sono ad esempio necessari più aggressivi, sono necessari più giorni di registrazione, c'è minor tutela della privacy del cittadino. Da questo punto di vista i contesti sono molto diversi.